Hola, sì, c'è un casino qua di roba perché poco fa ho fatto un video haul e dentro al video haul, cioè in uno dei pacchi, cioè, ho trovato il mascara di DK, di DK. Ehi, baby gay! O come l'hai scritto che mi segue, che si chiama Baby Gay, che è un nick che mi fa troppo ridere. Lo saluto, ciao baby gay. Questo praticamente questo mascara ha la particolaritude di essere diventato virale su Instagram perché allunga le ciglia di poco poco. Nella confezione ce n'è uno grande, uno piccolo, forse uno da borsetta e uno da mettersi su per il bucio, non lo so. Comunque ora vi faccio vedere come dovrebbero diventare le ciglia, perché questo mascara a quanto pare è l'unico che fa una roba del genere. Cioè, io sono shocked se funziona, abbiamo scoperto veramente una cosa fighissima, perché io e le ciglia abitiamo in due pianeti diversi, come potete vedere. Aspettate. Ho perso il conto di quante ciglia mi tiravo. Se vedono neanche, già potete capire. Comunque vi faccio vedere il video virale e poi vediamo se il risultato è questo. Guardate, cioè, ma siamo seri? Cioè, non è possibile, sono capelli quelli. Avete visto? Non so se vi siete persi. Quando fanno le ciglia di sotto sono tipo tarzanelli di culo. Ora non lo fanno più vedere, ovviamente, oggi, ma va bene. Dai, ma come fanno a diventare così? Ecco, ecco, cosa fa di sotto, fa di sotto. Ditemi che fa i tarzanelloni. Ah, scusate, la prima li ha fatti, andiamo a... Ecco, vedete? Quella cosa nera, sono le ciglia di sotto. Le taglia pure, cioè, no, andiamo subito. Ma tipo, immediatli a provare. Maronella. Marone. Ma l'avete sentita la canzone di Nino D'Angelo? Gesù Cristo. Fa seriamente. Stappa stu spumante Gesù Cristo. Fa così. Ma si può. Gesù Cristo che fa i festini e stappa lo spumante. Va bene. Sì, sì, Nino D'Angelo. Sì, così io mi vedo meglio. E proviamo. Un odore strano. Gesù Cristo. Prima passata, se vede in casa. Seconda passa. Inizia a vedersi qualcosa. Proviamo di sotto. Vediamo se di sotto fa il suo scopo. Ma l'ho visto provare anche quella youtuber che fa i video in cui si trasforma in qualsiasi personaggio esistente, che fa tipo face painting, quella estera tipo thailandese, asiatica, e anche a lei gli venivano delle ciglia super. Ora, come ha fatto? Ha trollato, si è messa le ciglia finte, c'era un taglio. Io sono l'unica cogliona che lo sta facendo seriamente. Sì, sì, l'ho fina. Ma se provassi quello piccolo? Ma il piccolo non è da viaggio. Il piccolo ha i peletti. Meno male che l'ho aperto. Oh, ora ho capito. Ah, ora ho capito. Cioè, uno è solo fibre, l'altro è solo mascara. Ora ci siamo. Io pensavo fosse quello da viaggio. Cioè, perché in tutti i video che vedo è sempre accelerato, non si capisce che cambiano boccetto. Quindi, altra passata. E quando è ancora tutto umidiccio, forse, bisogna attaccarci le fighe. Cambia tanto, mi dicono. Tanto so già che qualsiasi cosa ne uscirà da sto video, ci sarà nei commenti qualcuno che non sa cosa sia il prodotto, che non l'ha provato, ma mi dirà: ma perché tu devi fare così, mica così? Potrebbe funzionare e fare così, no? Perché non si crede così, no?
Ma sembra un prodotto del merda, ragazzi. Così a pelle, eh. Ma... sono delusa. E anche oggi si hanno ciglia domani, praticamente. Io speravo finalmente nell'unica tecnica che mi regalasse delle ciglia, e invece... Poi tra l'altro sto coso perde una marea di pelucchi, te li ritrovi anche nel buco di culo. Qualche peletto mi sa che mi ha dato nell'occhio. Inizia un po' a prendere forma. Vedete? Cioè, rispetto all'altro che non si vede niente. Però... boh, proviamo ancora un po'. Magari i video sono accelerati, ma se qua ci hanno messo un quarto d'ora. Cosa che io ci ho messo 9 minuti, non è che sono molto distante da... Che mi sembra che quando ci passo questo ci levo i peletti. Mi senti i peletti ovunque. E detto così. È un normalissimo mascara con le fibre, cioè, inculata presa, brava Luf. Scrivetemi se voi l'avete provato e se a voi funziona, perché magari sono io che, come al solito, lo uso de merda, in realtà è fighissimo. Dubito, però. Cioè, non è che dubito di usarlo di merda, dubito che sia fighissimo. Sta cazzo è proprio il male, ragazzi. Io tutte le cagate che vedo le compro per farci i video. Alla fine l'unica stronza che spende sono io. C'ho i peli ovunque. Ora spengo qua. Cioè, non è che sta tutta sta di Ferongi, ma proprio per un cazzo. Quindi boh, io sono veramente delusa. Il prodotto... questo, ok, si vedranno un po' di più, ma con un mascara qualsiasi si vedono, cioè, vabbè. E sotto la fine. Arena, presto, togliendo pelucchi come se avessi fatto derimming con l'occhio, cos'è un buco del culo, cioè, ma che se bello, sì. Cosa?